Care amiche e cari amici, come potete vedere sono davanti al numero 10 di Downing Street. Ho avuto il privilegio di avere un incontro molto informale, come potete vedere dall'abbigliamento, con il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, a cui ho ribadito il mio impegno per costruire reti informatiche più sicure e veloci per tutti. Va bene, adesso dopo questo possiamo dire la verità. In realtà non sono veramente davanti al numero 10 di Downing Street, ovviamente, che è protetto da un cancello e da una forza molto presente di addetti alla sicurezza, ma mi trovo in un altro luogo dove c'è una porta del tutto simile, eccolo qua, vedete alle mie spalle. Adesso giro la telecamera e vi spiego meglio. Eccola qua, è molto simile perché è stata fatta nello stesso periodo. Ovviamente il numero 10 di Downing Street ha alcune differenze che si possono notare, alcune sono marginali, alcune sono invece molto nascoste, molto difficili da trovare. Allora, innanzitutto qui c'è una serratura, c'è una specie di pulsantiera dove si può, credo, mettere il PIN per entrare dentro, e poi c'è una leggera differenza sulla colorazione del numero 10 e anche sul pattacchio che serve davanti alla porta, che serve per sbattere. Allora, dove mi trovo esattamente? Beh, allora, questo lo dice già dove sono. Sono davanti al teatro Adelphi. Adesso vi spiego un po' tutto per bene. Allora, torno su di me. Allora, la via si chiama Adam Street e questo è il numero 10, non di Down Street, ma di Adam Street. Questa porta è stata messa nella seconda metà del XVIII secolo, quindi siamo attorno al 1762-63 circa, ed è stata fatta più o meno nello stesso tempo, quasi contemporaneamente, alla vera porta di Downing Street, il numero 10 di Downing Street. Come dicevo, ci sono alcune differenze, quindi qui la gente non viene, soltanto il turista che lo sa, viene a farsi la foto qua. La vera porta di Downing Street è stata cambiata nel 1991 dopo un attentato che avevano fatto quelli del gruppo terroristico dell'IRA. Erano periodi in cui c'era la guerra tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, e quindi è stata cambiata con una porta rinforzata in acciaio. La vera porta di Downing Street si trova oggi al Churchill Museum, che è dove c'è la Churchill War Room, che ho avuto modo di vedere per la prima volta qualche settimana fa. Allora, chi era questo signor Adam da cui ha preso questa strada il nome? Era una sorta di architetto dell'epoca. Non era solo, c'era anche un fratello che si chiamava, questa via si chiama Robert Adam, il fratello si chiama John Adam, quindi la via è lì davanti, come potete vedere. Ecco, quindi è così, e si adoperavano nel fare cose in questo quartiere che si chiamava Adelphi all'epoca. Adelphi è un nome che deriva dal greco, vuol dire fratelli. E qui davanti c'è ancora il teatro, che ecco. Il quartiere dove mi trovo, il quartiere, questa via davanti in particolare, si chiama Strand, ok? Che cosa vuol dire Strand? Perché si chiama ancora tuttora Strand, perché alle mie spalle, praticamente al di là di quegli alberi che vedete, c'è il Tamigi. Quindi Strand vuol dire costa, una costa larga che sta su un fiume o su un mare. Quindi questa era una zona che si affacciava sul Tamigi, molto probabilmente c'era una secca o comunque un ghiaione da queste parti, quindi sembrava quasi la costa di un mare. Ovviamente oggi il Tamigi qua non c'è più, perché alle mie spalle hanno costruito, in epoca vittoriana, un altro quartiere, un'altra zona che si chiama Embankment, che vuol dire argine. Quindi si è cercato nel corso degli anni di strappare sempre più zone al Tamigi per cercare di costruire era prima una zona più imminente e prossima al Tamigi, che poi con l'embankment, quindi con la costruzione di questo grande argine, così vicino, sarà qualche centinaio di metri alle mie spalle. Vi faccio vedere anche che cos'è Strand.
una via, diciamo, dove passano molte persone, ci sono moltissimi teatri, è una via principalmente famosa per essere alle spalle di Covent Garden e ovviamente da quella parte potete vedere laggiù in fondo si intravede, ecco, l'ammiraglio Nelson sull'obelisco di Trafalgar Square. Rimane alla sinistra rispetto alla prospettiva che sto guardando adesso, come dicevo, anche a teatri, ma anche hotel molto famosi, ristoranti molto famosi, di una certa qualità. Quindi, ecco, penso di avervi detto tutto, vi ho fatto vedere anche questa curiosità. Numero 10 di Adam Street, se volete fare un selfie davanti a una finta porta di Downing Street. E con questo io, questo sabato 6 di aprile, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo presto, ok? Ciao!